archiviati i primi 180 minuti di Coppa Italia. Real ACI e Belpasso debuttano in campionato per un esordio equilibrato e interessante. Due compagini che si ritrovano perché il Belpasso, con la vittoria della Coppa Sicilia, ha conquistato un pass promozione. Per il Real ACI l'opportunità di migliorarsi dopo un campionato interlocutorio. Ritroviamo il campionato di promozione. Bentornati, un girone C che è composto per ben 11 quindicesimi da squadre appartenenti al comprensorio Etneo. Diamo lettura delle formazioni partendo dai padroni di casa della Real ACI. L'allenatore è Pino Zingherino, che propone in porta Marletta, classe 97, numero 2 Spartà, numero 3 Tola, 4 Morina, 5 Zumbo, numero 6 Bisicchia, 7 Licciardello, anche gli juniores, poi 8 Benedettino, 9 Russo, 10 Febbraio, numero 11 Calabretta, classe 98. A disposizione del tecnico, ex ACI Sant'Antonio, numero 12 Catalano, 13 Viviano, 14 Mauro, 15 Cutuli, 16 Giuffrida, 17 Iannone, 18 Sorbello. Il Belpasso con mister Alessandro Di Maria propone Tomasello, oggi tra i pali, Umberto Cernigliaro squalificato, numero 2 Rizzotto, 3 Mascali, entrambi sono juniores, il primo 98, il secondo 96, 4 Orofino, 5 Oliveri che farà coppia difensiva con Francesco Daidone, 7 Litteri, 8 Mazzarino, juniores classe 97, 9 Randis, 10 Giuffrida e 11 Bonaccorsi. Questi ultimi tre comporranno il tridente offensivo giallo-nero. A disposizione e quindi pronti a dare un contributo il numero 12 Sciuto, 13 Spampinato, 14 Biglianisi, 15 Balsamo, 16 Castagna, 17 Bellia e 18 Pietro Palazzolo. La partita sarà diretta dal signor Papa Serio della sezione di Catania, coadiuvato dagli assistenti Cicero e Ferlito. E parte la sfida con il primo pallone giocato dal Real ACI. Si stanno sfidando due squadre con due allenatori, Pino Zingherino e Alessandro Di Maria, che hanno vinto comunque anche dei campionati, ma soprattutto che hanno un credo calcistico, mi sembra abbastanza chiaro. Il 4-3-3, attenzione ad Alessandro Randis, a questa buona opportunità, il tiro e il pallone che va in rete, bel passo in vantaggio, e il primo gol ufficiale in campionato per Alessandro Randis, il terzo, quindi dà continuità alla doppietta messa a segno al San Gaetano. Gol importante perché siamo giunti solamente al settimo minuto di gioco, Real ACI 0 Belpasso 1, con questo gran gol di Alessandro Randis. Ecco questo calcio di punizione con Tomasello, che esce, non esce, e per poco Bisicchia non ne approfitta. Buona opportunità su calcio piazzato per i padroni di casa del Real ACI. Praticamente allontana questo pallone, poi Calabretta, e poi è davvero notevole Litteri che sradica il pallone dai piedi di Calabretta. Lo stesso fallo però commesso dal numero 4 Morina. Ancora Benedettino, poi Febbraio, siamo molto lontani dalla porta di Tomasello, ma Ivan Febbraio vuole inventare. Ecco il numero 10, sfida sulla corsa e c'è l'assegnazione del penalty con Ivan Febbraio che cade a terra, direttore di gara che non ha esitazioni, un fallo, insomma un fallo così così, direi quasi inesistente al 32esimo minuto di gioco. Real ACI che ha l'importante palla gol per riportarsi in parità con Ivan Febbraio, che è stato bravo da una parte, lesto dall'altra. Ancora qualche secondo prima di attendere il fischio del direttore di gara Papa Serio, parte Cirino Russo con il destro, il tiro e il gol, esecuzione centrale, e Cirino Russo quindi riporta Real ACI e Belpasso sul punteggio di 1-1. Ecco Oliveri per Giuffrida, tocco verso Litteri che si accentra, attenzione al bel passo con Litteri, buona opportunità per la conclusione di Litteri che sfiora il palo alla destra di Marletta al 35esimo minuto di gioco. Bel passo che si rifà pericoloso, lo stesso numero 7 per Giuffrida, ma qui una magia da parte di Giuffrida per Litteri, bellissima azione di squadra per il bel passo, e qui il pallone però giocato corto da Marco Litteri al 37esimo minuto. Bel passo che aveva confezionato un'azione davvero molto molto bella. Randis alla battuta,
parte Randis con il destro, attenzione, pallone che va davvero a sfiorare il palo alla sinistra di Marletta e si chiude con il duplice fischio del direttore di gara dopo 46 minuti e 40 secondi, quindi è tutto dal comunale Fossa dei Leoni, chiaramente per il primo tempo, tra poco per le emozioni di Real Aci, bel passo anticipo del girone C di promozione. Secondo tempo che inizia con la gestione da parte del Belpasso, i gialloneri 1-1, ricordiamo il parziale al settimo minuto, Randis al 33esimo, Cirino Russo, calcio di punizione Daidone per Bonaccorsi con l'esterno per Giuffrida, a quel punto il filtrante verso Randis, posizione di fuorigioco dubbia. A tentare stavolta Lorenzo Bonaccorsi per Randis, la posizione stavolta è regolare, Randis ancora, Alessandro Randis ha avuto il pallone del 2-1 al 57esimo minuto di gioco, non ha avuto il guizzo, attenzione a Russo, Russo ancora, Cirino Russo, calcia la parata di Tomasello che comunque è attento sul primo palo. Mezz'ora allo scadere di questa partita e l'esordio del campionato di promozione, prima giornata, Real Aci Belpasso, tre cambi, due per il Belpasso con Viglianisi e Castagna, uno invece operato dalla Real Aci, Giuseppe Viglianisi mette questo pallone in mezzo per Randis che poi però travolge Spartà che, permettetemi qui, ha salvato la propria porta, grande diagonale difensiva del numero 2. Tanto Russo, gran giocata di Cirino Russo, il pallone largo a destra. C'è Orazio Giuffrida che ha questa opportunità, destro a giro, alto sopra la traversa. Ecco Giuffrida, ancora gran passaggio verso Randis. Posizione di fuori gioco dubbia, Randis si inseriva ma Viglianisi ha già capito tutto e va da Diego Giuffrida. Diego Giuffrida per Randis, stavolta la posizione è regolare, attenzione a Randis, c'è anche Marletta, vediamo il fischio per favore di chi sarà, fallo in favore del Real Aci. Tanto attenzione a questo buon pallone giocato con Oliveri che si impigrisce, allora l'opportunità per Calabretta, poi questa opportunità e la conclusione di controbalzo al 77esimo minuto. Ecco Rofino, gioca il pallone verso Randis, buono per Palazzolo, a quel punto Pietro Palazzolo, si gioca l'uno contro uno, Palazzolo col mancino, spazza questo pallone, allora Russo, marcatura asfissiante di Oliveri, pallone cacciato, questo dovrebbe essere fuori gioco, non secondo la terra arbitrale, Morina, l'opportunità per Morina e potrebbe essere probabilmente anche l'ultima palla giocabile per il Belpasso. E allora Santo Rofino la mette, come si suol dire, in the box, ma resiste il Real Aci. Termine di questa partita dopo 95 minuti di gioco davvero spasmodici, Real Aci e Belpasso dividono la posta 1-1, quindi tutto nel primo tempo con la rete di Alessandro Randis al settimo minuto e il pareggio al 33esimo minuto con il gol dal dischetto di Cirino Russo. Da Francesco Casicci è tutto per questa prima giornata di campionato, da Aci Reale da rivederci, l'appuntamento chiaramente alle prossime emozioni e ovviamente presso gli studi di Radio Universal TV per la puntata di B-Press, tutto il calcio dilettantistico. Sì, il campo è un campo difficile sia per quanto riguarda il fondo e anche per quanto riguarda la squadra avversaria. Noi siamo riusciti, come dici tu, giustamente a verticalizzare, però quasi mai a fare superiorità numerica sulla parte esterna. Ho provato ad inserire sia Pietro Palazzolo che Castagna per provare l'uno contro uno, però purtroppo non siamo mai riusciti a farlo. Abbiamo verticalizzato dritto per ale, alcune volte diciamo siamo stati fermati per il fuorigioco, l'assistente è messo meglio di me, vede, però vabbè, recriminiamo però sul nulla. Ecco, recriminate sul gol per caso anche al 33esimo minuto con Ivan Febbraio che è stato toccato da Rizzotto e il gol su calcio di rigore di un ex che poi ex non è, quale Cirino Russo, che ha trasformato il gol dell'1-1. Ecco, secondo te mister ci stava l'assegnazione del calcio di rigore? No, guardi io mi limito a commentare l'errore del mio giocatore che anziché fare pressing in avanti l'ha fatto indietro e sono molto distante onestamente. I ragazzi mi dicono che non è stato toccato, però è chiaro che la parte tecnica della situazione è che il terzino doveva attaccare in avanti anziché indietro.
Mister, 4-2-3-1 nella parte finale, o meglio, una proposta di un altro attaccante in più, di un altro giocatore dalle spiccate doti offensive quali Palazzolo. Le provate tutte per vincere, i tuoi giocatori che sensazioni ti abbiano dato, che ci abbiano creduto fino in fondo? Sì, è chiaro che la squadra nel secondo tempo si è riversata, forse dopo il gol è arrivato troppo presto nel primo tempo, siamo andati un attimino indietro con il baricentro. Poi subito dopo aver subito il gol abbiamo chiuso in attacco, secondo tempo ho provato, come ti dicevo, a creare l'uno contro uno sugli esterni, ho tolto un centrocampista e ho messo un offensivo in più. È vero che abbiamo fatto una bella mole di gioco, però dovevamo sempre stare attenti ai loro attaccanti che erano molto veloci. E appena ha tolto Febbraio il mister Zingherino avevamo qualche occasione in più per ricominciare da dietro, però non siamo stati fortunati. Non piace parlare del calcio non giocato, quello che è successo dopo a me non interessa, a me interessa che ci sono stati 22 ragazzi che hanno fatto secondo me una buona partita. È vero che è la prima partita, è vero che comunque è un campo abbastanza particolare, due squadre che sono all'inizio studiate, quindi una partita all'inizio un pochino morta, poi nell'andare avanti si sono svegliate due squadre, le azioni sono arrivate da tutte e due le parti, un bellissimo finale, anche se purtroppo nervoso, reso da alcune decisioni che magari potevano essere interpretate un po' diversamente. Per quanto riguarda i miei, perché mi piace parlare dei miei, io ho visto una squadra molto compatta, molto concreta, per certi aspetti ancora probabilmente con le gambe leggermente pesanti, però il gioco c'è, la mano del mister si vede e si vede che comunque il lavoro sta cominciando a dare i suoi frutti. Speriamo che il risultato oggi è arrivato a metà, speriamo che arriverà in seguito. Però direttore, è un momento comunque buono, perché il Belpasso ha ottenuto la qualificazione ai sedicesimi, quindi può continuare il suo cammino in Coppa Italia, ed è importante perché ricordiamo il regalo del passo per l'eccellenza. E poi direttore Anfuso, mi permetta di dire, la carta stampata in generale, anche i media stanno pompando il Belpasso, lei stigmatizza o insomma sfrutta l'ondata d'urto, però poi i risultati del campo immagino siano quelli più importanti. Allora, intanto partiamo dal presupposto che quello che scrive la carta stampata è il loro mestiere, è giusto che lo facciano, però di fatto noi abbiamo allestito una squadra per cercare di fare un buon campionato, difenderci, poi ovviamente quello che viene si vedrà. Abbiamo cercato di prendere sicuramente uno staff di elevato livello, perché questo era importante creare per un discorso di continuità, visto che l'anno scorso è partito un progetto, per un discorso di continuità ci doveva stare. Il punto che abbiamo preso qui ci sta stretti per certi aspetti non ci sta stretti, perché comunque sappiamo che è un campo molto complicato, molto difficile, ci saranno squadre che purtroppo avranno molte difficoltà a superare un campo del genere. Sì, è stata un'ottima partita da entrambe le parti, sudata fino alla fine, come detto mi è capitata quella palla di levarla, speravamo entrambe le squadre di fare il gol del vantaggio per vincere questa partita, perché già iniziare con 3 punti già ci dà quello stimolo in più. Ecco, voi oggi eravate orfani di Luca Belluso lì davanti, avete però Cirino Russo che ha dato un contributo rilevante al di là del gol messo a segno sul rigore. Sì, noi oggi come ci mancavano da un paio di persone, come ci mancavano a loro, però chi è sceso in campo ha dato il suo. Come hai visto, Cirino Russo oggi ha esordito bene con un gol, dall'altra parte già li conosciamo tutti quanti, un'ottima squadra messa in campo bene, e gli auguro il meglio a questa squadra da prima all'ultimo, perché a parte che sono una squadra, sono a maggior parte tutti amici miei. Ecco, tu hai dichiaratamente detto che il Belpasso è una di quelle squadre, o meglio, hai indirettamente detto che il Belpasso potrebbe essere una delle squadre favorite. Il Real Aci invece è una di quelle outsider che potrebbero dare fastidio per i playoff? Noi siamo una squadra, come si dice, domenica per domenica giocheremo la nostra, poi a dicembre si vedrà, poi sarà la dirigenza, il presidente a fare il suo, noi facciamo il nostro fino a dicembre, poi si vedrà.